Buongiorno amici di YouTube e benvenuti dal canale Geogemma TV. Qui è Ancient Wizard che vi parla e in questo video presenteremo una card discussion relativa alla carta magia rapida pianissimo uscita dall'espansione Scontro di Ribellioni. Ricordiamo la meccanica di gioco delle carte magie rapide: in pratica è possibile attivare una carta magia rapida in catena a qualsiasi carta attivata, tranne alle carte contro trappola. Possono essere attivate dalla mano del proprietario durante il suo turno e durante tutte le fasi del gioco, tranne la end phase, se non in catena e quindi risposta ad un'attivazione o un effetto. E la forza di queste carte sta soprattutto nella capacità, la possibilità di attivarle in battle, che la rende appunto formidabile. Inoltre, se vengono settate sul terreno, possiamo attivarle solo a partire dal successivo turno dell'avversario. Ciò che rende queste carte magia molto forti è la possibilità di attivarle da settate, appunto nel turno dell'avversario, ampliando pertanto la nostra capacità di disturbo dell'avversario, che dovrà stare attento non solo alle trappole ma anche a queste carte. Detto ciò, passiamo alla spiegazione della carta e alla lettura del suo effetto. Allora, l'effetto dice: scegli come bersaglio un mostro scoperto che controlli in questo turno. La TK originale di quel mostro scoperto diventa 100. Inoltre, quel mostro scoperto non può essere distrutto in battaglia o dagli effetti delle carte. Abbiamo, come vedete, sottolineato alcune parti del testo perché permette il confronto con i testi di altre carte, soprattutto in particolare carte magia rapida, che vengono utilizzate moltissimo nel meta attuale, ovvero le carte tra virgolette proibite, ovvero lancia proibita, calice proibito, scrittura proibita e abito proibito. Allora, la prima sottolineatura che abbiamo fatto è quella relativa a scoperto che controlli, ovvero scegli come bersaglio un mostro scoperto che controlli. A differenza delle altre carte magie che ho appena elencato, la carta pianissimo bersaglia un mostro scoperto che controlliamo noi, che controlla il possessore della carta pianissimo, mentre le altre carte, tra virgolette proibito, bersagliano un mostro sul terreno, come possiamo vedere già dal primo confronto, scoperto sul terreno, l'abbiamo evidenziato in rosso. Inoltre, abbiamo evidenziato la durata dell'effetto, quindi il timing dell'effetto, che nel caso della carta pianissima, in questo turno, come vediamo sottolineato, mentre nelle altre carte, magia rapida, troviamo fino alla end phase. Questa parte del testo, fino alla virgola dopo end phase, è uguale per tutte le carte proibito, tranne che per scrittura proibita, che cambia completamente come testo. Allora, la TK originale di quel mostro scoperto diventa 100. Questo varia da carta a carta, magia rapida, che appunto prendiamo in considerazione. Ecco, questo è il vero effetto davvero particolare e forte per carta pianissimo, ovvero non può essere distrutto. Inoltre, quel mostro scoperto non può essere distrutto in battaglia o dagli effetti delle carte. Ok, quindi il nostro mostro diventa indistruttibile per tutto il turno. Andiamo adesso a confrontare la nostra carta pianissimo con la prima carta magia rapida, secondo me una delle più forti, che è appunto lancia proibita. Allora, l'effetto di lancia proibita dice: scegli come bersaglio un mostro scoperto sul terreno, quindi targhettano tutte, fino all'end phase. Quel bersaglio perde 800 ATK, quindi c'è una variazione sul come aumenta o diminuisce la TK, ma è immune agli effetti delle altre carte magia e trappola. Allora, mentre pianissimo ci permette di rendere un mostro indistruttibile, quindi immortale, la lancia proibita lo rende immune agli effetti delle carte magia e trappola, quindi effetti che non sono necessariamente di distruzione, ma possono essere effetti che ci bandiscono il mostro, ad esempio, tipo una prigione dimensionale, oppure addirittura ci rendono incapace il mostro di attivare i propri effetti, tipo la catena demoniaca, e quindi è diciamo immune a tutti gli effetti grazie a questa carta. Andiamo avanti. L'altro confronto che abbiamo fatto è con abito proibito. Ecco, abito proibito è una carta che è in parte simile a pianissimo, ha sempre lo stesso testo iniziale, cioè scegli come bersaglio un mostro scoperto sul terreno fino all'end phase. Quel bersaglio perde 600 ATK, varia la TK che appunto togliamo al mostro, ma non può essere scelto come bersaglio distrutto dagli effetti delle altre carte. Quindi abbiamo una proprietà di indistruttibilità da effetti, solo da effetti, quindi in battaglia può essere distrutto. Inoltre il bersaglio perde 600 ATK. Andiamo avanti. Calice proibito. Calice proibito presenta sempre lo stesso testo all'inizio e poi sviluppa il suo effetto, cioè quel bersaglio guadagna 400 ATK, cioè il bersaglio scoperto
scoperto sul terreno che abbiamo targettato perde, guadagna 400 ATK, ma i suoi effetti sono annullati. Questa è più una carta, definirei quasi trappola per l'avversario, in quanto gli annulla, viene utilizzata per annullare gli effetti del mostro dell'avversario, non tanto sui nostri mostri, insomma. L'ultima carta in confronto è la scrittura proibita. La scrittura proibita è una carta particolare, in quanto, come vedete anche da ciò che abbiamo evidenziato, se un mostro combatte con un mostro dell'avversario, durante il calcolo dei danni annulla gli effetti sul terreno di tutte le carte fino alla fine del damage step. Inoltre, il calcolo dei danni per questa battaglia utilizza la TK, il debuff originale di ogni mostro. Allora, è poco utilizzata al momento nel meta questo tipo di carta, ma già evidenzia delle potenzialità per deck che non fanno uso, in cui i mostri non fanno particolare uso di effetti, in particolare un deck formato sostanzialmente da carte mostro normale, oppure è utile per evadere l'effetto della skill drain sul terreno, ricordando sempre che la skill drain annulla gli effetti dei mostri sul terreno, quindi sostanzialmente, forse no, manco skill drain, perché se muso durante il calcolo di danni annulla gli effetti sul terreno di tutte le carte fino alla fine del damage. La rileggo perché è proprio mai utilizzata, quindi inoltre il calcolo di danni per questa battaglia utilizza il TK al debuff originale di ogni mostro. Forse è più questo l'effetto più utile della carta, perché il resto non credo, forse contro onesto. Utilizza TK per debuff originale di ogni mostro, sì, quindi onestro non ha un effetto sul mostro. Sì, questa è la parte più interessante. Beh, ottima carta. Bene, per questo nuovo video appunto è tutto. Se vi è piaciuto mettete un like, soprattutto iscrivetevi al canale così potete seguirci. Presto porteremo anche una nuova tech profile. Un salutone ragazzi. Yeah!